insieme nella nostra città. Spero che questo si possa estendere anche alle altre città e che appunto la città di Andria, che su questo versante è stata capofila, ci ha creduto in questo progetto e che possa poi invogliare gli altri. Questo noi lo facciamo perché abbiamo potuto verificare e riscontrare intanto un grande impegno di chi porta avanti questo progetto, ma soprattutto perché si è rivelato efficace. Parlavo prima con l'altro responsabile e mi diceva che quest'anno probabilmente questo metodo verrà verificato in maniera indiretta, cioè con le prove invalsi su alcune classi che hanno in passato utilizzato questo metodo, quindi verificare qual è il diverso impatto rispetto invece a chi non ha beneficiato di questo. Quindi un grande sforzo in questa direzione, perché noi crediamo molto nella formazione dei nostri bambini, perché credo che sia molto più facile intervenire su di loro sin da piccoli, perché poi purtroppo man mano che si cresce diventa sempre più difficile intervenire. Questo lo si riscontra in tutti gli ambiti, non soltanto nella scuola, nella famiglia, in tutte le agenzie educative. Quindi credo che bisogna insistere perché si possa consentire quanto prima di formare quel gap che magari c'è con le altre nazioni europee, dove la scuola dell'infanzia appunto è già obbligatoria a differenza di quella italiana, sperando che questo possa segnare un salto di qualità per tutta l'istruzione italiana. Io non posso fare altro che augurarvi una buona lezione, un buon incontro, e sperando appunto che possiate sul campo quanto prima mettere in campo questi insegnamenti, queste indicazioni che vi vengono fornite stamattina. Devo ringraziare, consentitemi di farlo, la dirigente Celestina Martinelli, nonché presidente del consiglio di circolo di questo istituto, il collega il dottor Francesco Lugo, perché ci credono molto in questo progetto e quindi esortano l'amministrazione in maniera credo abbastanza impegnativa, ma queste sono quelle proposizioni che credo facciano bene, non le polemiche sterili, perché appunto questo progetto possa essere portato a compimento. Già è stato fatto tanto nelle scuole andriesi, però credo che possano essere prese a modello, ecco, in positivo questa volta, e quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Buona giornata. Io ringrazio veramente di cuore l'assessore, perché sin dal primo istante, parlo di tanti anni fa, 3-4 anni fa, è sempre stato presente, e quindi è entrato in questo globalismo affettivo, ha potuto appurare effettivamente la validità e porta avanti questo discorso. Quindi l'istituzione presente nella scuola in maniera concreta, questo significa voler cambiare le cose anche dal punto di vista istituzionale. Il comune di Andria effettivamente è sempre stato vicino, chiaramente la dirigente ha creato le situazioni in maniera significativa a questo connubio. La ringrazio di nuovo ancora, grazie. Poi facciamo una pausa. Allora, approfitto per dirvi quarto d'ora, non di più, perché purtroppo dobbiamo chiudere, massimo 20 minuti, facciamo la pausa ora. Okay.